Uno dei subentrati che, come ho già detto in precedenza, secondo me ha cambiato la partita è Diego Peralta, che se non sbaglio fu titolare dall'inizio una volta sola alla prima giornata contro il Prato, poi sempre subentrato. È un po' il tuo destino? Sì, è un po' ormai diciamo che ho fatto un po' l'abitudine, comunque mi sono adattato ad entrare perché è quello che più mi richiede il mister e cerco sempre comunque di farmi trovare pronto in qualsiasi occasione, anche se non è semplice perché le squadre alla fine quando entri spesso entro magari in risultato di svantaggio o pareggio non è semplice perché si chiudono e si complica un po' la situazione, però diciamo che noi siamo una squadra che rimane fino in fondo in partita e anche oggi abbiamo dimostrato di ribaltarla. Hai ragione, perché insomma la tua situazione non è facile, entrare con le situazioni a volte di svantaggio, non è questa senz'altro la prima partita, c'è la soddisfazione che alla fine poi prendi molti consensi, insomma gli applausi di tutti. No, questo mi fa piacere, ma mi fa più piacere che comunque rimaniamo sempre là con un obiettivo raggiungibile, insomma di arrivare più in alto possibile. Questa vittoria ci consente di avere ancora più fiducia in noi dopo tre vittorie consecutive, e adesso abbiamo un'altra partita, una partita in casa dove dobbiamo cercare di rivincere, di fare comunque un'ottima prestazione e di dare tutto quello che abbiamo. Al di là del gol al 93esimo, però credo che dopo il pareggio sul rigore di Mannini voi avete avuto un grande entusiasmo e probabilmente gli avversari invece avevano anche paura di perdere, per così è stato. Sì, dopo il pareggio diciamo che ci siamo un po' caricati, però sempre con compattezza, perché alla fine se ci credi poi troppo magari rischi di prendere un contropiede e di ritornare sotto, quindi siamo stati comunque bravi a gestire il pareggio e a cercare la vittoria. Complimenti. Grazie.